Il passaggio a livello della discordia, nei nostri studi un confronto partecipato a distanza sul progetto del raddoppio ferroviario della Bari-Matera e delle opere di ammodernamento della viabilità che non convincono i residenti di Via delle Murgia che promettono battaglia. Giustizia è fatta, è stato condannato il pilota della strada che travolse Paolo Venezia, il 28enne che subì l'amputazione della gamba. Addio al re della pasta, scomparso all'età di 102 anni il fondatore del pastificio Granoro Attilio, Mastro Mauro. Pane e pomodoro, lavori in corso, il nostro live in diretta dalla spiaggia cittadina dove sono in programma gli interventi per migliorare assistenza e servizi agli utenti. Buonasera, in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Partiamo dalla cronaca, lo avete sentito già dai nostri titoli, giustizia è fatta, abbiamo commentato con la decisione del giudice monocratico di Bari Giovanni Zaccaro che ha condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione il 48enne Emanuele Barbone, accusato di essere il pirata della strada che la sera del 6 giugno 2010 travolse con la sua auto il 28enne Paolo Venezia, fuggendo e abbandonando il giovane sull'asfalto. In seguito all'incidente la vittima, che viaggiava a bordo del suo motorino, subì l'amputazione della gamba. Il giudice ha inoltre disposto per l'uomo la sospensione della patente. È una condanna giusta, ha commentato Pietro Venezia, il papà di Paolo, che certo non farà ricrescere la gamba a mio figlio, però spero che sia un monito nei confronti di tutti coloro che si mettono alla guida di un'auto e dimenticano che è un'arma che può far del male a tanti innocenti. Bene, andiamo idealmente a pane e pomodoro, lo facciamo con le nostre telecamere per il live di questa sera che parlerà dei servizi e dell'assistenza ai bagnanti in quel tratto del litorale cittadino. Per il nostro live stasera c'è Roberto Maggi. Roberto, buonasera. Buonasera Alessandra, sì, dopo il live della scorsa settimana in cui abbiamo visto le condizioni della spiaggia di Torre Quetta, oggi ci spostiamo a poche centinaia di metri, siamo nella spiaggia di Pane e Pomodoro, con noi i componenti dell'associazione Pane e Pomodoro e in particolare il vicepresidente Ernesto Giarratana. Insomma, quali sono le difficoltà che vivete voi che fate volontariato qui? Noi facciamo del puro volontariato qui, sin dall'anno scorso abbiamo anche tentato di spingere l'amministrazione a risolvere l'atavico problema della fogna che ancora non viene realizzata. Abbiamo presentato una petizione popolare con ben 1500 firme, tutte con documenti di riconoscimento. Abbiamo allegato una nota al sindaco della città di Bari. Su quella petizione non abbiamo avuto nessun riscontro. Sappiamo che è stata aggiudicata la gara per la formulazione del progetto, ancora però l'affidamento dei lavori credo che non ci sia. Tanti altri problemi ci sono a Pane e Pomodoro, uno dei più importanti per quanto ci riguarda è proprio l'aspetto relazionale con l'amministrazione. Noi qualsiasi cosa succeda non sappiamo a chi dobbiamo chiamare del comune, perché il comune non ha nominato un incaricato suo che si possa rapportare con noi per poi lui all'interno del comune stabilire se è un problema AMIU, se è un problema comando vigili urbani, se è un problema lavori pubblici. Non siamo noi che dobbiamo stare a fare queste distinzioni, mi pare normale. Voi cercherete, chiaramente farete sentire la vostra voce anche quest'anno se non verrà risolto il problema della fogna? Quest'anno non si farà sentire una voce ma un urlo, perché la forza dell'associazione Pane e Pomodoro, la posso numericamente dire, rispetto all'anno scorso è moltiplicata di 100 volte. Siamo stati ogni mese alla question time al comune, anche vestiti da clown, per sottolineare l'importanza di fare la fogna e che siamo sulla linea giusta. Ne è stato anche uno degli incontri che ha fatto. Bene, noi dobbiamo, no, altrimenti ci troviamo fuori tempo. Non possiamo dire le cose, parlare, boicotta Pane e Pomodoro. No, è soltanto una questione di tempistica. Posso, un secondo solo. Posso. Ci ritroviamo tra pochissimi minuti qui, d'accordo? Alessandra, ritorniamo tra poco qui da Pane e Pomodoro. Ringraziamo Roberto, col quale ci collegheremo più tardi. Intanto parliamo di decentramento, ancora lontani da quell'idea di amministrazione che lo ha ispirato. A Palazzo di Città si discute ancora di regolamento e di carenze. Parlano anche i presidenti dei municipi. Serena Russo.
Gli animi si surriscaldano in commissione decentramento, convocata solo grazie alla presenza del primo cittadino, perché la vicepresidente Irma Melini ieri era stata chiara: finché non sarà approvato il regolamento, e siamo già fuori tempo, riunirsi non ha davvero senso. E almeno da questo punto di vista dal sindaco arrivano rassicurazioni: presto se ne discuterà in consiglio comunale. Ma i problemi sulla nuova organizzazione dei municipi riguardano prima di tutto il personale. Mancano le posizioni organizzative, le cui assunzioni sono bloccate almeno per un anno e mezzo, carenze anche di tecnici e geometri. E sul numero di assistenti sociali, su cui De Caro tranquillizza, ci sono tutti, la situazione non è invece delle più rose. Neanche il reclutamento lo scorso dicembre di 9 unità in più è servito a colmare il fabbisogno di operatori sociali nelle varie zone, calcolato in un rapporto 1 a 5.000. A smentire il sindaco sono proprio i 5 presidenti. Partiamo dal primo municipio. Sulla carta, calcolati sui suoi 115.000 abitanti circa, gli assistenti sociali dovrebbero essere 23, invece sono 22. Secondo municipio, fabbisogno 19, effettivamente presenti solo in 15, quota meno 4. Terzo municipio, 11 previsti, solo 9 operativi. Zona Carbonara, Celle e Loseto, quota meno 1, 7 invece di 8. Dulcis in fundo, il quinto municipio, con un assistente sociale in meno rispetto ai 6 previsti. Sulla zona che comprende Palese, Santo Spirito, Catino e San Pio, un passo in più era stato fatto lo scorso 30 dicembre. Successivamente alle nuove assunzioni, una unità infatti era stata assegnata al municipio di Moretti. Il giorno dopo, il 31, il suo misterioso trasferimento. Scadono oggi i termini per il pagamento dell'acconto di Tasi e IMU, e mentre i baresi affollano banche e uffici postali, i consiglieri comunali di opposizione protestano. Vediamo questa giornata calda per la prima stangata di Tasi e IMU. I cittadini baresi verranno massacrati anche quest'anno dall'amministrazione comunale. Esordiscono così i consiglieri di opposizione nel giorno in cui scade il termine per il pagamento dell'acconto di Tasi e IMU. L'ennesima stangata lì dove l'amministrazione non riesce a contraccambiare con i servizi forniti. Non a caso l'appuntamento è su Piazza Moro, a due passi dalla stazione, il biglietto da visita del capoluogo pugliese. Muniti di buste per l'immondizia, raccolgono i rifiuti lasciati per strada e così commentano. Questa mattina state provvedendo a pulire Piazza Moro, perché? Per rappresentare lo spettacolo indecoroso che offre l'amministrazione comunale ai cittadini e ai turisti che nel pieno centro di Bari hanno la possibilità di vedere il biglietto da visita di questa amministrazione. Bari per bene ha fallito. Non a caso questa pulizia arriva proprio oggi che scadono, insomma, scade il termine per il pagamento delle tasse comunali. I cittadini baresi sono arrabbiati e noi vogliamo, come dire, interpretare quello che tutti i cittadini baresi hanno, diciamo, nel loro cuore. Bari è sporca, Bari non è più accogliente, Bari è super tassata. Continuerete a vigilare sulla pulizia della piazza? Assolutamente sì, questa è solo la prima di molte iniziative che noi faremo in giro per i quartieri di Bari. Abbiamo cominciato oggi dal centro perché è la porta d'ingresso della nostra città. I turisti scendono dai treni e vedono questo spettacolo indecoroso, ma non ci fermeremo qui. Noi protestiamo per le tasse, ma proponiamo di tenere una città pulita, decorosa e a misura di turista. Tasse, pulizia, qual è il rapporto? Il rapporto è che in questa città si pagano 110 milioni di tasse sugli immobili per avere questi giardini comunali di fronte alla stazione, per avere un ambiente assolutamente degradato, coperte. Abbiamo trovato di tutto stamattina qui. E restiamo in tema di tasse, questa volta parliamo della tassa sui rifiuti e del rapporto con le imprese. È iniziato oggi un ciclo di workshop organizzato da Confindustria Bari e BAT per aiutare le aziende a districarsi tra le norme sull'imposizione locale. Sentiamo. IMU, TASI e TARI sono le tre componenti dell'imposta unica comunale introdotta dalla legge di stabilità 2014. Le imposte locali stanno avendo un forte impatto non solo sulla vita dei comuni cittadini, ma anche su quella delle aziende, costrette ad aggiungere ai già onerosi costi di gestione quelli dell'imposizione fiscale. A finire sotto la lente di ingrandimento è soprattutto la norma che disciplina la TARI o tassa sui rifiuti, la cui interpretazione sta destando non poche polemiche tra le parti coinvolte. Per i rifiuti speciali derivanti da determinate attività, per esempio, l'azienda non dovrebbe corrispondere il tributo per le superfici dove il rifiuto viene prodotto, dovendo provvedere autonomamente a proprie spese al suo smaltimento. Ma l'individuazione delle aree esentate è tutt'altro che pacifica, ponendo i presupposti per un contenzioso tra aziende e amministrazioni comunali. Proprio per questo Confindustria Bari e BAT ha organizzato un ciclo di workshop per rafforzare la consapevolezza degli imprenditori, come spiegato da Maurangelo Rana, avvocato tributarista. Il rebus è l'interpretazione della norma, in quanto i comuni sono
dell'idea che la superficie dove si producono questi rifiuti debba essere esclusa da tassazione, ma soltanto una parte della superficie. Dall'altra parte le imprese, sulla scorta di una risoluzione ministeriale, ritiene invece che sia l'intera superficie da escludere da tassazione. La soluzione è assolutamente quella del dialogo, perché nel dubbio non ha nessun senso, e vado contro i miei interessi da avvocato tributarista, attivare un contenzioso tributario. Parliamo di regionali. Entro 2 o 3 giorni al massimo l'ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Bari proclamerà i 50 consiglieri regionali eletti e il nuovo presidente della giunta. La notizia è stata battuta in mattinata dall'ANSA. Secondo quanto riportato dall'agenzia, l'ufficio regionale sarebbe solo aspettando la comunicazione dei dati ufficiali da parte dei 6 tribunali pugliesi sulle elezioni regionali del 31 maggio scorso. Dopodiché l'ufficio si atterrà solo alla legge elettorale regionale in vigore. È morto questa notte all'età di 102 anni Attilio Mastromauro, fondatore del pastificio Granoro, che ha sede a Corato e nel quale sono impiegate 150 persone. Attilio Mastromauro fino a qualche giorno fa era nella sua azienda, come faceva ogni giorno, mattina e sera. Il fondatore ha assistito e seguito in prima persona con passione tutto il ciclo della pasta, da quando veniva essiccata al sole sui telai sino ad oggi con l'impiego delle nuove tecnologie. A fine maggio dello scorso anno Attilio Mastromauro, uno dei pionieri della pasta in Italia, aveva ricevuto nell'Ateneo di Bari il sigillo d'oro, un importante riconoscimento per aver contribuito ad accrescere l'immagine della Puglia in Italia e nel mondo. Bene, era la nostra ultima notizia. Non so se Roberto Maggi mi sente. Possiamo fare magari un breve collegamento prima di passare al prossimo spazio. Roberto? Comunque è evidente. Sì, Alessandra, ti sento. Come puoi vedere, noi ci siamo spostati su uno dei pontili dove stamattina c'è stato un intervento anche un po' d'emergenza. Di emergenza, un intervento di emergenza, perché facendo un giro, diciamo, di perlustrazione sulle eventuali criticità che si possono presentare a Pane Pomodoro, ho rilevato che c'era un momento di estrema pericolosità per i bagnanti alla scaletta del primo pontile. Allora io direi, fra un po' raccontiamo anche un po' come avete risolto questo, in maniera, diciamo, siete riusciti a risolvere questa piccola emergenza. Come vedete qui vi è dato l'accesso, fra poco vi racconteremo come avete risolto temporaneamente questo problema. A te la linea, Alessandra. Bene, era il nostro ultimo collegamento, o meglio il nostro ultimo servizio, perché stiamo per andare in pausa pubblicitaria brevissima, perché poi al rientro con il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Angelo Rossano commenteremo i principali fatti di questa giornata tra poco. Il meteo è offerto da Civetteria Atelier e a Bari in via Dante 14. Previsioni per oggi. In serata, al nord, nubi irregolari con deboli temporali. Al centro, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Al sud, bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, nubi irregolari con brevi acquazzoni. Al centro, schiarite prevalenti, seppur alternate a nubi sparse. Al sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, al nord, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Al centro, bel tempo con cieli quasi sereni. Al sud, schiarite con transito di velature sparse. Eccoci di nuovo in diretta, io saluto subito il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Angelo Rossano. Benvenuto Angelo, buonasera. Ciao, ciao Alessandra, buonasera a tutti. Allora, iniziamo con la tua lettura di quello che sta accadendo nella nostra città. Ovviamente tiene ancora a banco il caso di questo emendamento fantasma, che è praticamente scomparso dalla legge elettorale approvata dal Consiglio regionale pubblicata sul Burpa. A segnalare la questione è stato il consigliere non rieletto Davide Bellomo, del Movimento Politico sì. Schittulli, ma più che altro quello che si vince è probabilmente un po' anche l'inadeguatezza della Puglia a licenziare leggi e un po' di sciatteria amministrativa. Sì, forse, consentimi no? di precisare l'inadeguatezza dei consiglieri regionali della scorsa legislatura, più che della Puglia in assoluto. Non dimentichiamo che alle scorse elezioni regionali si discusse a lungo prima di capire se i consiglieri regionali dovevano essere 70 o 78. Cioè, quindi siamo persino nel mio condominio, ma credo nel condominio di molti di quelli che ci ascoltano, siamo in grado di prendere decisioni in maniera più chiara, perché lì il problema è proprio che
non si erano resi conto di che cosa votavano e di che cosa veniva fuori dalla, dalla norma. Io mi permetto di citare un editoriale che scrivemmo sul Corriere del Mezzogiorno, quando raccontammo che c'è una norma che vale da questo Consiglio regionale che consente di fatto a ogni consigliere di assumere una persona, un portaborse, un assistente, chiamiamolo come vogliamo. Ecco, noi facemmo un editoriale, noi scrivemmo una cosa dicendo, vabbè, avete questa opportunità, perché non mi piace soffiare sul vento dell'antipolitica, non mi piace dire che i politici sono tutti da buttare, eccetera. Quindi avete questa possibilità, non vi chiediamo di rinunciare, però sfruttatela al meglio. Ecco, la borsa ve la portate da soli e poi magari assumete, magari c'è un giovane esperto di... Che possa aiutarvi nel vostro compito, diciamo, di legiferare. Può esserci qualche consulente molto bravo nell'uso dei fondi europei. Ecco, è un consiglio che mi sento di rilanciare da Telebari. Se c'è questa opportunità, la borsa ognuno se la porta da solo e questi soldi che ci sono a disposizione per queste assunzioni di fatto alla regione, li usiamo magari non tutti, non è che dobbiamo spendere proprio tutti i soldi che ci sono, li usiamo però per assoldare esperti che ci facciano evitare a livello regionale queste figuracce inenarrabili a livello nazionale, inenarrabili nel vero senso della parola, perché quando io parlo con i colleghi del Corriere della Sera sono proprio difficili da narrare, da spiegare. Ecco, Alessandro, tu parlavi dell'emendamento, del subemendamento, sono cose molto tecniche, ma il risultato finale è appunto che un'assemblea di condominio forse riesce a fare meglio. Adesso intanto Bellomo ha minacciato sia ricorso al TAR sia una denuncia per omissione in atti d'ufficio. Poche ore dopo l'ufficio di presidenza, che purtroppo non si è riunito per mancanza del numero legale. Sì, però dicevi che il Tribunale, la Corte d'Appello, ha detto noi ci rifaremo alla legge, quella che è. La legge è quella, resta quella. Sostanzialmente tra 2 o 3 giorni ci sarà la proclamazione degli atti in consiglio, anche su monito stesso del Presidente. Sì, è evidente che la politica è stata superata in questa fase, cioè il problema sarà tutto legale. Noi ci porteremo dietro di schermaglie legali in tribunale. Noi ci porteremo dietro per un po' di tempo questa storia, però in qualche modo superata dalla politica, o meglio, la politica è superata, ormai è un po' messa da parte. Credo che si giocherà con gli avvocati e gli esperti di diritto amministrativo. Anche se in questo momento pullulano un po' di tesi da parte di esperti, appunto, che rivelano quali potrebbero essere le soluzioni per sciogliere questo rebus. Sì, però da questo punto di vista ognuno ha la sua tesi, ogni avvocato avrà la sua. Mi verrebbe da dire ogni giudice e ogni grado di giudizio avrà la sua teoria. Resta un pasticcio, insomma. Il pasticcio resta, è grave, insomma. Ci mancava solo questo in questa campagna elettorale, sì, no? È il degno finale, è il degno finale della campagna elettorale. È vero, assolutamente sì. Allora, ci colleghiamo per un attimo con il nostro Roberto Maggi in diretta da Pane Pomodoro. Stiamo valutando intanto i servizi di questo tratto elettorale cittadino, ma anche l'assistenza. Tra l'altro proprio oggi c'è stato un sopralluogo degli assessori Galasso e Petruzzelli, rispettivamente lavori pubblici all'ambiente. Roberto, torno da te. Sì, Alessandra, perché come potete vedere, dicevamo prima, questa scaletta oggi l'avete riparata un po' alla meglio, perché c'è anche un pericolo in mare, perché uno dei pali che si sono staccati adesso è lì, che attende soltanto di far male a qualcuno. Far male a qualcuno. In effetti stamattina, quando ho visto le condizioni di qui della scaletta, immediatamente ho avvisato la pattuglia dei vigili urbani, che prontamente sono venuti, hanno visionato il posto, hanno chiamato il loro comando, però io li ho invitati a interdire l'accesso alla scaletta provvedendo a chiudere. Non c'erano catene, lucchetti o altro, quindi... La cosa curiosa è che avete chiesto al bar delle fascette di plastica per mettere a posto... Abbiamo chiesto al bar fascette di plastica per diciamo, evitare che potesse essere aperto il cancello. Poi abbiamo fornito scotch e pennarello per scrivere il biglietto vietato l'accesso. Cioè noi delle soluzioni un po' di fortuna. Di fortuna che diciamo fanno anche sorridere, però fanno anche capire quali sono e quanti sono i problemi qui a Pane Pomodoro. Fra gli altri problemi possiamo segnalare la necessità di avere i bagni che funzionino a pieno e che vengano raddoppiati così come abbiamo chiesto. C'è la piazzuola proprio prima dell'ingresso al parcheggio che andrebbe fornita di ulteriori bagni. Ancora non si vede nessuna iniziativa da parte del comune.
Purtroppo questi due bagni che stanno qui sono insufficienti, teniamo presente che a Pane e Pomodoro vengono spiaggianti in numero di migliaia di persone, in special modo il sabato e la domenica. Ciò che vi manca è anche un po' di avere comunicazione con l'amministrazione. Voi che fate volontariato state qui gratuitamente? Stiamo qui gratuitamente e, come dicevo prima, non sappiamo anche come relazionarci con il comune, perché a parere mio il comune dovrebbe incaricare qualcuno dei suoi dipendenti, dei suoi funzionari, che fosse un vostro interlocutore, pronto ad accogliere le nostre comunicazioni. Noi non possiamo decidere noi se la telefonata va fatta all'AMI all'assessorato ai lavori pubblici ad altri, perché è il comune che deve incaricarsi di questo. Noi siamo pronti a segnalare in qualsiasi momento quelle che sono le criticità della spiaggia. Va bene, noi come Telebari chiaramente ci faremo portavoce sia domani nel programma Bari si fa in 5 che venerdì con il sindaco De Caro, qui da questa spiaggia bellissima, da questo mare cristallino, perché oggi il mare di Pane e Pomodoro è cristallino, ve lo assicuro. Per noi è tutto e ti restituisco la linea, Alessandra. Ringraziamo Roberto e tutti i suoi ospiti. Pane e Pomodoro, Croce Delizia dei Baresi, la possiamo definire, no? Beh, io abito proprio lì davanti. E innanzitutto funziona bene, nel senso che poi ci va un sacco di baresi, non rinunciano a Pane e Pomodoro. E rimango ammirato guardando queste persone che con spirito, diciamo così, di volontariato prendono lo scotch, chiudono i cancelli, scrivono, mettono persino a disposizione il proprio pennarello per scrivere vietato l'accesso. Meno male. Rivela un senso d'appartenenza, sì. Alla città non indifferente, magari meno male che ci sono. Poi ovviamente gli assessori devono fare il loro. E però detto questo, pane e pomodoro si riempie ogni sabato e domenica tantissimo. Devo dire che quest'anno c'è anche meno caos parcheggi nella zona. Allora, cambiamo argomento e occupiamoci di un caso che avete segnalato e state portando avanti chiaramente voi come Corriere del Mezzogiorno, ed è sono stati degli insulti e delle minacce che hanno preso di mira una vostra collaboratrice dopo che aveva sollevato un caso, cioè di assenteisti, sì, assenze per malattia in concomitanza con eventi particolari, partite, sì, importanti, eccetera. Questo evidentemente è stato mal digerito da alcuni dipendenti che tra l'altro siete riusciti a identificare. Sì, allora la cosa è questa: la collega è Samantha Dell'Edra, che si occupa tra le altre cose della municipalizzata dei trasporti, e aveva segnalato non solo questo abnorme numero di legge 104, sono le leggi che consente di fare assenze per assistere parenti malati tra gli autisti dell'AMTAB, ma anche per esempio un alto numero di assenze in occasione della partita della Juventus di Champions League, la finale. Lo avevamo rilevato, come è nostro dovere, banalmente, diciamo, nostro dovere fare. E il risultato è stato che in un gruppo chiuso su Facebook, un gruppo di persone che parla esclusivamente delle vicende dell'AMTAB, questo lo dico perché non so dire se sono dipendenti o meno, sicuramente sono persone che si occupano di fatti precisi e tecnici dell'AMTAB, ha pensato bene non solo di insultare ma anche di minacciare in maniera abbastanza plateale e chiara, di tentare di intimidire, ma la suma è stata la pubblicazione della foto di questa collega. Noi, nonostante il gruppo fosse chiuso, siamo riusciti ad avere questi testi, li abbiamo pubblicati, li abbiamo segnalati all'opinione pubblica, li abbiamo segnalati al sindaco, se per esempio di dipendenti dell'AMTAB si tratta, è bene che il sindaco sappia con chi si ha a che fare. E però, certo, abbiamo i nomi, abbiamo i nickname, però diciamo il linciaggio pubblico, come abbiamo scritto sul Corriere, è un obbrobrio sia quando riguarda quando si fa nei confronti delle persone per bene, ma anche quando si fa nei confronti delle persone per male. Quindi quei nomi noi non li abbiamo pubblicati, però sono lì e sono a disposizione di qualsiasi autorità volesse rendersi conto di questa situazione. Ovviamente noi stiamo con Samantha, perché è giusto che... L'hashtag, qualcuno ha lanciato l'hashtag, io sto con Samantha. E infatti, allora anche noi stiamo con Samantha. Grazie. Perché è giusto che si faccia un'operazione, tra l'altro di informazione, sì, e di servizio pubblico, che poi è il ruolo abbiamo che siamo ritenuto, chiamati. Samantha ha ritenuto di non denunciare, perché il lavoro nostro poi non è andare dai carabinieri a fare la denuncia, che
insomma, lo facciamo sul giornale. Non c'è la caccia al pettegolezzo pruriginoso, qualsiasi magistrato, chiunque vuole, legge, sa e viene informato delle cose, anche delle eventuali notizie di reato, se qualora ci fossero. Parliamo di ambiente, si apre un nuovo fronte caldo, che è tra l'altro un nuovo fronte anti-Renzi, sì. Il destinatario Renzi, emittente è Michele Emiliano, il governatore. Beh, sì, perché c'è questo caso le trivelle in Adriatico, cioè la possibilità di cercare petrolio in Adriatico, che è una cosa che non piace a moltissimi in Puglia, cioè l'idea che si cerchi petrolio a pochi chilometri dalla nostra costa, perché poi se lo trovano lo devono estrarre. Già la tecnica per cercarlo è oggetto di polemica, si chiama l'air gun, cioè si spara un getto, una specie di bomba di aria compressa, a seconda di come ritorna su si capisce se sotto c'è da scavare o meno, però questo distrae i cetacei, distrae i delfini, potrebbe farli spiaggiare. Emiliano si schiera contro le trivelle. Ora, al di là del merito, è da rilevare che i temi ambientali mettono contro questi pezzi di PD, cioè il PD locale, il cui segretario è Michele Emiliano, con il PD nazionale, che ha il segretario Renzi, nonché premier, che sia su TAP, cioè sul gasdotto, un po' la battaglia madre, no? Sia su questo, ha un orientamento, mentre in Puglia l'orientamento è diverso. Si fa fatica a capire come poi si riesca a stare tutti nello stesso partito con idee così, non diverse, proprio opposte, contrastanti. Però diciamo, il nostro lavoro poi è osservare, registrare, raccontare appunto questa fatica che evidentemente i protagonisti fanno per stare nonostante tutto insieme. Allora, visto che siamo in chiusura, vorrei commentare con te, Angelo, una notizia che abbiamo dato anche in apertura. Noi abbiamo titolato Giustizia è fatta, commentando la condanna del pilota della strada che travolse il 28enne Paolo Venezia, che poi subì l'amputazione della gamba. Una pena esemplare che può essere da monito anche per il futuro. Io la ricordo bene questa notizia, la ricorderanno credo anche molti telespettatori. Colpì moltissimo l'opinione pubblica barese. Questo ragazzo, mi pare, rientrasse da una festa, fu travolto da un'auto, rischiò anche la pelle, insomma. Poi ha perso la gamba, ma rischiò molto di più. E la grande dignità con cui la famiglia affrontò questa cosa, il fatto che questo pirata della strada all'epoca si rese irreperibile, si nascose, e poi è stato, dopo tempo, parecchio tempo, è stato rintracciato, adesso arriva la pena. Beh, devo dire, questo veramente facciamone tesoro tutti noi, ma lo dico io per primo, perché alla guida si ha sempre un po' di fretta, si ha sempre, magari si beve il bicchiere di birra in più, il vino alla cena, ecco. Su questa roba davvero dovremmo cercare di essere intransigenti innanzitutto con noi stessi, perché poi, ecco, se vogliamo trarre una piccola morale, una lezione da questa cosa, oltre il fatto che, insomma, se uno fa un incidente è il caso che si fermi, perché infatti, non sarebbe finita così se non fosse... Probabilmente no, infatti, anzi, per fortuna ci sono stati dei soccorsi. Gli incidenti capitano, donne, infatti, certo. Gli incidenti capitano, fuggire è la cosa peggiore che si possa fare. Allora, siamo in chiusura di questo spazio, non mi resta che ringraziare Angelo Rossano, caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, che grazie vi invita, come al solito... A comprare il giornale, il Corriere innanzitutto, poi anche gli altri se volete, poi ci troviamo lì, oppure su Twitter se ne avete voglia. Allora, ci fermiamo, però vi anticipo già che dal prossimo spazio inizieremo una sorta di confronto partecipato a distanza sul passaggio a livello della discordia, l'abbiamo definito, che è quello che chiuderanno in via delle Murge a fronte del raddoppio ferroviario della linea Bari-Matera, che sta un progetto che sta riscuotendo molte perplessità da parte dei residenti che hanno già annunciato battaglia. Insomma, parleremo di questo, lo faremo con il sindaco De Caro in studio, con il presidente delle Falle Matteo Colamussi, tra poco. Eccoci ancora qui in diretta. Allora, come preannunciato, oggi parliamo di un progetto che sta sollevando più di una perplessità da parte dei residenti del quartiere Picone, in particolare del complesso Parco De Grecis. Il progetto incriminato è il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Matera. Allora, oggi sarà una sorta di un primo confronto partecipato con i cittadini in due tempi, nel senso che porremo ai due ospiti che sono qui accanto a me, che presento subito. De Caro, buonasera e benvenuto. Buonasera. E il presidente delle Ferrovie Apulucane, Matteo Colamussi, benvenuto. Buonasera. Abbiamo registrato delle domande che pongono i cittadini, i residenti del quartiere, che si sono intanto riuniti in un comitato, però diamo una prima infarinatura di questo progetto. Io partirei dal sindaco Antonio De Caro, perché all'interno di questo progetto si inserisce un protocollo d'intesa tra Comune di Bari e Falle, che è stato sottoscritto a febbraio 2015.
Sì, la Regione Puglia ha deciso di modificare un vecchio progetto delle ferrovie apulucane che prevedevano nell'ambito del raddoppio del binario ferroviario l'interramento del binario, che avrebbe ovviamente comportato non solo un costo maggiore ma dei tempi lunghi di esecuzione e comunque un rallentamento della linea ferroviaria nei pressi, diciamo, dell'ingresso nella città di Bari. Il progetto che ci è stato presentato è un progetto che condividiamo, nel senso che abbiamo la possibilità di riqualificare tutta la viabilità attorno alla zona a cavallo tra Picone e il quartierino attraverso la riqualificazione del ponte Solarino, che permette di scavalcare il binario, ma la realizzazione di numerose rotatorie a monte e a valle del binario, diciamo, ci assicurano una velocizzazione, un snellimento del traffico cittadino in quella zona. Quindi credo sia, diciamo, un risultato importante, perché riduce notevolmente i tempi di attraversamento e ci permette di raggiungere molto più facilmente anche il Polipark, questo parcheggio di scambio che abbiamo oggi acquisito, nel senso che oggi, per fortuna, nella proprietà comunale, è stato sottoscritto presso un notaio a Bari l'atto di compravendita. È un parcheggio che resta di nostra proprietà, diventa di proprietà del comune, ed è quel parcheggio che, grazie all'accordo con le ferrovie apulucane, ci permette di parcheggiare con un solo euro per tutta la giornata all'interno di questa struttura, e poi con il biglietto di un euro abbiamo la possibilità di raggiungere il centro cittadino e di tornare dal centro cittadino nell'area del policlinico, nell'area del Polipark, attraverso la linea delle ferrovie apulucane. Quindi credo che quel protocollo sia un protocollo, diciamo, che si interessi non solo alla viabilità di quel quartiere ma anche all'accesso con il trasporto pubblico al centro cittadino, alla città di Bari. A far insorgere i residenti di quella zona, Presidente, è stata proprio la decisione di chiudere il passaggio a livello di via delle Murge, che a detta dei cittadini che risiedono in quel quartiere creerebbe un'ulteriore frattura tra Picone e Poggiofranco. Ritengo, appunto, non solo per le motivazioni che ha appena esplicitato il Sindaco, intanto va sottolineato che è un grande risultato di concertazione istituzionale, e poi per limitare i danni. E recuperiamo un grandissimo tutela ambientale, perché in quel momento ogni giorno quel passaggio a livello viene chiuso già oggi per ben 40 volte, per cui significa che 40 volte in un giorno quel passaggio a livello rimane chiuso per circa due ore circa. C'è un piano di alternativa alle strade, chiudere due passaggi a livelli, perché noi chiuderemo quello di via delle Murge e chiuderemo anche quello di via Santa Caterina. Per Santa Caterina è stato previsto un sopravvia, mentre per quanto riguarda quello di via delle Murge c'è una pianificazione stradale alternativa che decongestionerà il traffico, soltanto aumentando di 300 metri, 300-400 metri massimo la percorrenza. E non è tutto. I tempi di realizzazione di questa opera sono previsti in 540 giorni. Va anche sottolineato che diversamente con l'interramento non soltanto avremmo triplicato i costi, ma avremmo dovuto sospendere l'esercizio per una durata di almeno 2 anni. Oggi quella connessione fra Matera e Bari, passando da Altamura, Palo del Colle, Modugno, vede interessato un bacino di utenza di oltre 4 milioni di persone. Allora, andiamo a sentire intanto i quesiti che pongono i residenti che si sono raggruppati in un comitato, che è proprio il comitato compreso Parco dei Greci 659 Barra. Andiamo a sentire intanto la prima domanda di Maurizio Federighi, presidente di questo complesso. Lasciate i microfoni di Silvia Di Pinto e poi torniamo in studio con le risposte di Antonio De Caro e Matteo Colamussi. Il primo punto che vi lascia perplessi è il fatto che non si interri più ma si raddoppi in superficie. Sì, certo, questo problema del raddoppio, che prevederebbe quindi la chiusura totale del passaggio a livello con la muratura, è sicuramente uno dei problemi più sentiti da noi residenti, in quanto noi riteniamo che il vecchio progetto in trincea, e quindi dell'interramento dei due binari, sia il sistema più efficace per meglio dare sfogo a tutta la circolazione e la mobilità della zona e collegare meglio Picone con Poggiofranco. Il quesito dei residenti un po' l'abbiamo anticipato già nella prima parte di questa diretta. Se ci fosse un interramento completo, nel senso che parliamo di una galleria artificiale, sicuramente avremmo, diciamo, i treni in una quota più bassa rispetto al piano stradale, potremmo avere due accessi, il ponte di via Solarino e l'accesso dove oggi è ubicato il passaggio a livello, anche per i veicoli, ma
Abbiamo diciamo due problematiche. Il primo è che non è prevista una galleria artificiale, perché comunque bisogna raggiungere la quota per l'interramento, e in corrispondenza del passaggio a livello era prevista una trincea, come giustamente diceva Maurizio Federighi, e quindi comunque era inaccessibile. Il vantaggio è che l'investimento è tale che interessa tutta la zona del quartiere, perché lì sta per essere aperta una nuova strada di lottizzazione ed è previsto un innesto a T. Invece realizziamo con i fondi della regione una rotatoria, accorciamo l'accesso al ponte di via Solarino, non dobbiamo arrivare all'incrocio con viale Orazio Flacco, ma possiamo svoltare prima con un'altra diciamo intersezione stradale. All'uscita di via Solarino, diciamo a valle del ponte, lato mare, non dobbiamo arrivare in fondo a viale Pasteur per fare l'inversione di marcia, ma appena discesi dal ponte avremo la possibilità attraverso la rotatoria di fare un'inversione di marcia, quindi credo che il collegamento per il quartiere è molto più veloce. Una cosa che abbiamo chiesto alle Ferrovie Apollo Lucane come amministrazione comunale è sicuramente quella di prevedere, in corrispondenza del passaggio a livello che viene chiuso, la realizzazione di una struttura ciclopedonale interrata, in analogia a quello che abbiamo già fatto con le ferrovie dello Stato, un piccolo intervento ciclopedonale che in analogia a quello che ha fatto le Ferrovie dello Stato per esempio nella zona di Apigia, credo che è un piccolo intervento che si può recuperare anche con gli eventuali ribassi d'asta, o comunque può essere ulteriormente finanziato da parte della regione. È quello che stiamo facendo in corrispondenza di tutti i passaggi a livello. Non passano più le automobili come accade, non lo so, nella zona per esempio di Apigia, dove da qualche anno abbiamo chiuso il passaggio a livello perché c'era un ponte, il cosiddetto ponte di via 20 settembre. La stessa cosa in analogia è stata fatta con il ponte di via Solarino, dove il ponte doveva sostituire 20 anni fa il passaggio a livello. Il passaggio a livello è rimasto aperto, se sarà chiuso, come sarà chiuso, abbiamo trovato la soluzione alternativa per i veicoli, dobbiamo trovare la soluzione per i pedoni e per i ciclisti. Penso che una piccola struttura diciamo interrata ci permetterà di bypassare direttamente con un costo diciamo molto limitato. Intanto Presidente, più di una perplessità da parte dei residenti di del quartiere Picone, in particolare del complesso Parco De Grecis. Il progetto incriminato è il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Matera. Allora, oggi sarà una sorta di un primo confronto partecipato con i cittadini in due tempi, nel senso che porremo ai due ospiti che sono qui accanto a me, che presento subito. De Caro, buonasera e benvenuto. Buonasera. È il presidente delle Ferrovie Apulio Lucane, Matteo Colamussi, benvenuto. Buonasera. Abbiamo registrato delle domande che pongono i cittadini, i residenti del quartiere, che si sono intanto riuniti in un comitato. Però diamo una prima infarinatura di questo progetto. Io partirei dal sindaco Antonio De Caro, perché all'interno di questo progetto si inserisce un protocollo d'intesa tra Comune di Bari e FAL che è stato sottoscritto a febbraio 2015. Sì, la Regione Puglia ha deciso di modificare un vecchio progetto delle Ferrovie Apulio Lucane che prevedevano nell'ambito del raddoppio del binario ferroviario l'interramento del binario, che avrebbe ovviamente comportato non solo un costo maggiore ma dei tempi lunghi di esecuzione e comunque un rallentamento della linea ferroviaria nei pressi diciamo dell'ingresso nella città di Bari. Il progetto che ci è stato presentato è un progetto che condividiamo, nel senso che abbiamo la possibilità di riqualificare tutta la viabilità attorno alla zona a cavallo tra Picone e il quartierino attraverso la riqualificazione del ponte Solarino, che permette di scavalcare il binario, ma la realizzazione di numerose rotatorie a monte e a valle del binario diciamo ci assicurano una velocizzazione, un snellimento del traffico cittadino in quella zona. Quindi credo sia diciamo un risultato importante, perché riduce notevolmente i tempi di attraversamento e ci permette di raggiungere molto più facilmente anche il Polipark, che questo parcheggio di scambio che abbiamo oggi acquisito, nel senso che oggi per nella fortuna comunale, nella sì. proprietà comunale è stato sottoscritto presso un notaio a Bari l'atto di compravendita, è un parcheggio che resta di nostra proprietà, diventa di proprietà del comune, ed è quel parcheggio che grazie all'accordo con le Ferrovie Apulio Lucane ci permette di parcheggiare con un solo euro per tutta la giornata all'interno di questa struttura, e poi con il biglietto di un euro abbiamo la possibilità di raggiungere il centro cittadino e di tornare dal centro cittadino nell'area del Policlinico, nell'area del Polipark, attraverso la linea delle Ferrovie Apulio Lucane. Quindi credo che quel protocollo sia un protocollo diciamo che si interessi non solo alla viabilità di quel quartiere, ma anche all'accesso con il trasporto pubblico al centro cittadino della città di Bari.
A far insorgere i residenti di quella zona, Presidente, è stata proprio la decisione di chiudere il passaggio a livello di via delle Murgia, che a detta dei cittadini che risiedono in quel quartiere creerebbe un'ulteriore frattura tra Picone e Poggiofranco. Ritengo appunto, non solo per le motivazioni che ha appena esplicitato il sindaco, intanto va sottolineato che è un grande risultato di concertazione istituzionale, e poi per limitare i danni e recuperiamo un grandissimo tutela ambientale, perché in quel momento ogni giorno quel passaggio a livello viene chiuso già oggi per ben 40 volte, per cui significa che 40 volte in un giorno quel passaggio a livello rimane chiuso per circa due ore circa. C'è un piano di alternativa alle strade, chiudere due passaggi a livelli, perché noi chiuderemo quello di via delle Murgia e chiuderemo anche quello di via Santa Caterina. Per Santa Caterina è stato previsto un sopravvia, mentre per quanto riguarda quello di via delle Murgia c'è una pianificazione stradale alternativa che decongestionerà il traffico, soltanto aumentando di 300 metri, 300-400 metri massimo la percorrenza. E non è tutto. I tempi di realizzazione di questa opera sono previsti in 540 giorni. Va anche sottolineato che diversamente con l'interramento non soltanto avremmo triplicato i costi, ma avremmo dovuto sospendere l'esercizio per una durata di almeno 2 anni. Oggi quella connessione fra Matera e Bari, passando da Altamura, Palo del Colle, Modugno, vede interessato un bacino di utenza di oltre 4 milioni di persone. Allora, andiamo a sentire intanto i quesiti che pongono i residenti che si sono raggruppati in un comitato, che è proprio il comitato compreso Parco dei Greci 659 Barra. Andiamo a sentire intanto la prima domanda di Maurizio Federighi, presidente di questo complesso. Lasciate i microfoni di Silvia Di Pinto e poi torniamo in studio con le risposte di Antonio De Caro e Matteo Colamussi. Il primo punto che vi lascia perplessi è il fatto che non si interri più ma si raddoppi in superficie. Sì, certo, questo problema del raddoppio, che prevederebbe quindi la chiusura totale del passaggio a livello con la muratura, è sicuramente uno dei problemi più sentiti da noi residenti, in quanto noi riteniamo che il vecchio progetto in trincea e quindi dell'interramento dei due binari sia il sistema più efficace per meglio dare sfogo a tutta la circolazione e la mobilità della zona e collegare meglio Picone con Poggiofranco. Il quesito dei residenti un po' l'abbiamo anticipato già nella prima parte di questa diretta. Se ci fosse un interramento completo, nel senso che parliamo di una galleria artificiale, sicuramente avremmo, diciamo, i treni in una quota più bassa rispetto al piano stradale, potremmo avere due accessi, il ponte di via Solarino e l'accesso dove oggi è ubicato il passaggio a livello anche per i veicoli, ma abbiamo, diciamo, due problematiche. Il primo è che non è prevista una galleria artificiale, perché comunque bisogna raggiungere la quota per l'interramento e in corrispondenza del passaggio a livello era prevista una trincea, come giustamente diceva Maurizio Federighi, e quindi comunque era inaccessibile. Il vantaggio è che l'investimento è tale che interessa tutta la zona del quartiere, perché lì sta per essere aperta una nuova strada di lottizzazione ed è previsto un innesto a T, invece realizziamo con i fondi della regione una rotatoria, accorciamo l'accesso al ponte di via Solarino, non dobbiamo arrivare all'incrocio con viale Orazio Flacco, ma possiamo svoltare prima con un'altra, diciamo, intersezione stradale. All'uscita di via Solarino, diciamo a valle del ponte lato mare, non dobbiamo arrivare in fondo a viale Pasteur per fare l'inversione di marcia, ma appena discesi dal ponte avremo la possibilità attraverso la rotatoria di fare un'inversione di marcia, quindi credo che il collegamento per il quartiere è molto più veloce. Una cosa che abbiamo chiesto alle Ferrovie Apollo Lucane come amministrazione comunale è sicuramente quella di prevedere, in corrispondenza del passaggio a livello che viene chiuso, la realizzazione di una struttura ciclopedonale interrata, in analogia a quello che abbiamo già fatto con le Ferrovie dello Stato, un piccolo intervento ciclopedonale che in analogia a quello che ha fatto le Ferrovie dello Stato per esempio nella zona di Apigia, credo che è un piccolo intervento che si può recuperare anche con gli eventuali ribassi d'asta, comunque può essere ulteriormente finanziato da parte della regione. È quello che stiamo facendo in corrispondenza di tutti i passaggi a livello. Non passano più le automobili, come accade, non lo so, nella zona per esempio di Apigia, dove da qualche
anno abbiamo chiuso il passaggio a livello perché c'era un ponte, il cosiddetto ponte di via 20 settembre. La stessa cosa in analogia è stata fatta con il ponte di via Solarino, dove il ponte doveva sostituire 20 anni fa il passaggio a livello. Il passaggio a livello è rimasto aperto, se sarà chiuso, come sarà chiuso, abbiamo trovato la soluzione alternativa per i veicoli, dobbiamo trovare la soluzione per i pedoni e per i ciclisti. Penso che una piccola struttura, diciamo, interrata ci permetterà di bypassare direttamente con un costo, diciamo, molto limitato. Intanto, Presidente, probabilmente i residenti lo sanno già, però è meglio specificare che la chiusura del passaggio a livello avverrà soltanto quando sarà realizzata la viabilità alternativa, che quindi permetterà una via d'uscita dal quartiere Picone. Beh, sì, questa era una delle pregiudiziali proprio date in particolare dal sindaco, che noi chiaramente rispetteremo. Riguardo appunto alla proposta che il Comune aveva già fatto e che il sindaco ribadisce in questa sede, è chiaro che sarà valutata, peraltro l'appalto in corso, il termine di scadenza della presentazione delle offerte è fissato per il 24 luglio, quindi probabilmente chi sta seguendo, credo o immagino, chi segue oggi queste proposte evidentemente potrà produrre anche questo miglioramento, che non credo che si possa realizzare con importi elevatissimi, per cui, come appunto diceva bene il sindaco, probabilmente è un intervento che potrebbe già essere finanziato con la cifra già destinata per la realizzazione dell'intervento stesso, quindi diciamo che è accoglibilissima. Allora, c'è un altro quesito che viene posto dagli residenti, sentiamo ancora Maurizio Federighi. La questione della viabilità alternativa che si sta pensando, voi dite insufficiente per tutto il carico di auto? Sì, certo, perché questo piano di urbanizzazione che ha previsto il Comune di Bari, per quanto avveniristico, sicuramente non dà abbastanza garanzie sullo snellimento del traffico, perché soltanto una piccola bretella al centro del ponte Solarino darebbe la possibilità di riunire i residenti in macchina verso il quartiere Poggio Franco, e questo circuito che è previsto nel piano urbanistico è assolutamente insufficiente per snellire il traffico in entrata e in uscita dal quartiere Parco Le Greces verso Poggio Franco o in entrata verso Viale Pasteur. E allora, sindaco, una viabilità alternativa che non convince, perché di fatto non snellirebbe, secondo i residenti, il traffico anche qui in quella abbiamo zona. Ovviamente, prima di prendere una decisione sulla proposta che ci è arrivata dalla Regione e dalle Ferrovie Apulo-Lucane, abbiamo fatto una valutazione, nel senso che il numero delle automobili che utilizza la zona del passaggio a livello è un numero assolutamente limitato, nel senso che le auto che invece passano sul ponte di via Solarino hanno una, diciamo, un'incidenza decisamente superiore, anche perché, come diceva giustamente nell'intervento precedente il Presidente, il passaggio a livello di via delle Murge è un passaggio a livello che è chiuso, diciamo, 40 volte al giorno, e qualche anno fa era chiuso per tutto l'arco della giornata. Vorrei ricordare che prima di lì passava anche il binario delle Ferrovie dello Stato, oltre a quello delle Ferrovie Apulo-Lucane, ed era un passaggio a livello che era chiuso per buona parte della giornata. Ricorderete che avevamo come comune installato un pannello messaggio variabile che indicava l'apertura e la chiusura del passaggio a livello, perché capitava di arrivare sotto il passaggio a livello, trovarlo chiuso, e si creavano ovviamente delle code e si creava una sorta di imbuto, cioè non c'era più la possibilità di fare l'inversione di marcia su quella strada che diventava una strada chiusa. La viabilità che è stata proposta dall'assessorato regionale dei trasporti delle Ferrovie Apulo-Lucane, una viabilità che onestamente ci convince, partendo sempre da un presupposto, che quel passaggio a livello doveva essere chiuso quando è stato costruito il ponte di via Solarino. Purtroppo in questi anni il passaggio a livello non è stato chiuso, adesso con questa ipotesi, ecco, di razionalizzazione della viabilità nella zona, io credo che sarà decisamente più facile. È chiaro che chi vede oggi la strada è convinto che per accedere al quartierino, per accedere al Parco dei Grecis, deve arrivare in corrispondenza dell'intersezione con via Orazio Flacco e la strada che arriva da Brindisi, che nell'ora di punta è l'intersezione peggiore della città, si aspetta anche 12 minuti a quell'incrocio.
Il problema è che quell'incrocio non sarà impegnato da chi invece deve andare nella zona di Parco De Grecis, perché ci sarà un piccolo svincolo che comunque i cittadini hanno visto, perché abbiamo comunque fatto un'aggiunta territoriale in cui abbiamo spiegato ai cittadini presenti nella sala del municipio quali sono gli interventi previsti dalle Ferrovie Apo Lucana, cosa che faremo anche nei prossimi giorni, perché nei prossimi giorni andremo a spiegare ai cittadini direttamente nei pressi delle loro abitazioni quali sono gli interventi che sono previsti e se ci saranno da fare, diciamo, delle risistemazioni, degli accorgimenti particolari come il sottopasso ciclopedonale che ci è stato sollecitato e di cui parlavo prima. Sicuramente prenderemo come amministrazione comunale, ma credo di poter parlare anche a nome della Regione Puglia e delle Ferrovie Apo Lucane, prenderemo in considerazione i suggerimenti e le richieste di intervento che verranno dai cittadini, tenendo conto che, come abbiamo ripetuto anche qualche minuto fa, non chiuderemo il passaggio a livello fino a quando non avremo realizzato la viabilità alternativa. C'è da dire che non è soltanto una protesta, diciamo, fino a se stessa, quella di residenti che invece rilanciano proponendo anche un progetto alternativo. Intanto, Presidente, le chiedo, l'ipotesi di sotterrare i binari è stata presa in considerazione? L'ho annunciato prima, nel senso che sarebbe troppo oneroso realizzarlo, però... Intanto mi preme aggiungere una cosa alla riflessione che faceva poc'anzi il Sindaco. Quella relazione trasportistica negli ultimi anni è cresciuta ogni anno mediamente in un range dal 15 al 25%. L'anno 2014 la domanda è cresciuta del 32%. Abbiamo soddisfatto la risposta in misura del 23% e già nel primo quadrimestre di quest'anno abbiamo un'ulteriore crescita di domanda. Che cosa voglio dire dopo aver enunciato questi numeri? Voglio dire che quando la realizzazione del doppio binario sarà realizzato, i treni non saranno più qua, il passaggio a livello non sarà chiuso più per 40 volte al giorno, ma sarà chiuso almeno per 70 volte al giorno, perché questo è un dato trasportistico importantissimo. Come ho detto prima, l'interramento era stato preso in considerazione nel primo progetto, ma abbiamo ritenuto che diventava un progetto del tutto irrealizzabile, in quanto scendere in trincea aveva un costo abbastanza superiore a quello che oggi noi impegniamo. Ricordiamoci che comunque sono risorse pubbliche, ma soprattutto aveva dei tempi di realizzazione sensibilmente più lunghi. Di fatto, tra l'altro, avremmo creato un problema di sospensione dell'esercizio e questo, quindi, con questa soluzione alternativa, peraltro nel piano delle strade alternative che FAL ha proposto al Comune, riteniamo che c'è anche un altro dato importantissimo, che è quello della facilitazione all'accesso proprio dell'autosilo. Ricordiamo che quell'autosilo, lo faccio proprio, penso a questo punto a nome del Sindaco, è l'autosilo più importante del Sud Italia, che noi intendiamo sfruttare appunto con un accordo già sottoscritto nel mese di dicembre dell'anno 2014, per facilitare l'ingresso esattamente come nel modello riuscitissimo del Park and Ride. Quindi, infatti, il progetto si chiama Park and Train e abbiamo già numeri importanti di bigliettazione unica, di integrazione, e soltanto in appena 6 minuti il cittadino in treno dall'autosilo può entrare nel centro della città. Peraltro, e concludo, già da qualche giorno noi abbiamo aperto il cantiere del primo raddoppio Bari-Matera, che ci consentirà di proporre una maggiore offerta di servizi proprio in integrazione dal più grande ospedale di Puglia, che è il Policlinico, al centro della città. Quindi noi immaginiamo questo intervento terminerà entro la fine di quest'anno, noi già immaginiamo dal 1 gennaio 2016 di aumentare anche questa offerta, che sicuramente darà la possibilità di usufruire di più dell'autosilo. Allora stop, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ma restate con noi perché sentiremo altre richieste da parte dei residenti e cercheremo di trovare un punto di incontro su questo progetto attualmente contestato. Tra poco. Rieccoci ancora qui in diretta, abbiamo un'altra domanda da parte dei residenti, la sentiamo insieme e poi la commentiamo con i nostri ospiti. C'è poca attenzione nei confronti di chi si muove a piedi e anche di chi deve parcheggiare la propria auto. Già adesso succede, volete mettere situazioni peggiori?
Sì, assolutamente sì, c'è stato in questi anni, diciamo da più di un ventennio, io abito dagli anni 90 in questa zona, un totale disinteresse per il pedone. Addirittura nella zona Purgatorio, via Pietro Cola, due anni fa una bambina ci ha rimesso un piede perché è stata investita da un veicolo perché non ci sono marciapiedi, e così in altre zone di collegamento interno. Quindi il totale disinteresse per i pedoni è una realtà che va assolutamente tutelata dall'amministrazione. In questo i privati fanno del loro meglio, le coppe in questo momento che sono qui vicino nella zona del quartierino con il loro ipermercato stanno procedendo a un investimento notevole per creare una zona in superficie nella loro area per i pedoni, e questi sono i segnali che noi ci aspettiamo anche dall'amministrazione pubblica. Per quanto riguarda i parcheggi, siamo in una situazione di totale mancanza di parcheggi. Vi ricordo che Viale Pasteur è una via dove c'è il divieto di sosta, e quindi teoricamente nessuna macchina dovrebbe parcheggiarsi, e non ci sono altre aree se non aree private in abbandono con muri rabbecciati, marciapiedi mal ridotti. E quindi questo degrado ovviamente offre poi facile riparo per i rom e le prostitute che ormai dilagano in questa zona. Allora, più attenzione per i pedoni e l'assenza di parcheggi. Abbiamo preso un impegno con i cittadini già nella giunta territoriale, stiamo preventivando nei 5 milioni di euro che sono in gara in questi giorni per la realizzazione di marciapiedi e di strade nella nostra città, un intervento importante all'interno della zona del quartierino, tenendo conto di una cosa. Oggi sono iniziati i lavori di segnaletica, di rifacimento di tutta la segnaletica, anche attraversamenti pedonali su tutta la zona di Viale Pasteur e del ponte di Via Solarino. Però la cosa che dobbiamo chiarire è che quell'asse che oggi viene utilizzato impropriamente come un asse di scorrimento, e quindi con la necessità di avere dei divieti di sosta su entrambi i lati delle due carreggiate, non sarà più un asse di scorrimento quando completeremo il ponte della Sonor Sud, che sarà completato molto prima che finiranno della fine dei lavori della riqualificazione viaria nella zona attorno al quartierino, perché il ponte della Sonor Sud permetterà un collegamento diretto tra l'autorità portuale, la zona del porto, il quartiere Libertà e la statale 16 e l'autostrada, cosa che oggi non è possibile fare. Quell'asse non sud è stato previsto nel 1970 da Quaroni e sarà il primo asse di scorrimento vero di penetrazione dalla città, che non è mai stato realizzato. Oggi impropriamente vengono utilizzati alcune strade che sono strade di interquartiere, come quella diciamo sottesa dal ponte Solarino, che è la strada legata a via Brigata Bari, via Brigata Regina, viale Pasteur e ponte di via Solarino. Non è una strada per entrare e uscire dalla città, è una strada anche abbastanza tortuosa. Quella è una strada che serve a collegare più quartieri tra di loro. Quindi il ponte di via Solarino sarà scaricato, se mi passate un termine poco tecnico, dalla presenza delle automobili, che troveranno molto più comodo entrare e uscire dalla città utilizzare il ponte dell'Asse Nord Sud. Se possibile si impiegherà dunque meno tempo per raggiungere Poggio Franco utilizzando la viabilità alternativa? Ma molto meno tempo, non ci sono semafori, non ci sono intersezioni, ci saranno solo due rotatorie tra, non so, la zona del Tribunale e la Statale 16, quindi non sarà immediato lo spostamento di quote di traffico veicolare privato dalla zona di via Brigata Regina, viale Pasteur, alla zona del ponte della Sono Sud, che è, diciamo, dista 200 metri. Allora, Presidente, diamo qualche la tempistica, insomma, il cronoprogramma dei progetti per capire anche quando saranno realizzate queste viabilità, queste opere di viabilità alternativa. Beh, noi ci auguriamo di il 24 luglio si conclude la fase della presentazione per le offerte della gara, poi saranno valutate dalla commissione che sarà nominata. Ci auguriamo di poter aggiudicare la gara entro fine novembre e poi far approvare la progettazione. Quindi il nostro obiettivo che ci siamo dati è cantierizzare a gennaio 2016. Allora, andiamo a sentire l'ultima domanda, questa volta di Giuseppe De Grecis, sempre residente del quartiere, che si sofferma soprattutto sulle attività commerciali. Ovviamente il cambio della viabilità preoccupa anche per gli insediamenti commerciali. Sentiamo quest'altra domanda, sempre rilasciata a Silvia Di Pinto. Anche le stesse problematiche si pongono anche per le attività commerciali? Beh, certo, dal punto di vista commerciale noi chiediamo che possa essere
rivisitata questa viabilità, quindi possa essere aperto un tavolo di concertazione affinché tutte le attività commerciali che già attualmente comunque sono penalizzate dalla posizione possano non essere ulteriormente penalizzate da questa nuova ripartizione, questa nuova divisione della strada. Voi temete una sorta di ulteriore isolamento del quartiere, per evitarlo vi siete anche organizzati, avete anche consultato dei vostri tecnici? Certo, abbiamo fatto guardare il progetto da dei tecnici specializzati per capire quale sia dal nostro punto di vista il reale impatto di questa nuova soluzione proposta dal Comune. Ecco, questa era la proposta alternativa di cui parlavamo prima, un minuto per rispondere. Siamo disponibili a fare un incontro di concertazione, l'ho già detto prima, ne abbiamo già fatti due, ne faremo degli altri. I cittadini possono stare tranquilli. Credo che in questi anni abbiamo dimostrato come amministrazione comunale che sugli interventi, sulle questioni legate alla gestione della viabilità, dei trasporti, abbiamo ottenuto dei risultati che erano insperati fino a qualche anno fa. Non abbiamo nessuna intenzione né di penalizzare i residenti né di penalizzare le due attività commerciali che sono su quella strada, che sono un bar e una sala ricevimenti. Non è questo il nostro interesse, anzi il nostro interesse, magari se riusciamo a scaricare dal traffico quella strada, è quella che è di aprire altre attività commerciali, di aprire altri servizi su quella zona. Allora, per chiudere, Presidente, ci sono ancora i margini per effettuare degli interventi, delle migliorie, come vengono definite, all'interno di questo progetto? Una prima apertura da parte del Sindaco l'abbiamo incassata, mi sembra, oggi. Ma sicuramente sì, la nostra presenza qui, anzi ringraziamo Tele Bari per aver fatto questo ruolo di cassa da risonanza per questo problema. È evidente, la nostra presenza testimonia la grande attenzione che si ha in sinergia fra istituzioni con la cittadinanza, per cui ogni proposta sarà valutata. Noi ci sottrarremo soltanto a chi vorrà farne una battaglia demagogica o strumentale, e quindi la massima disponibilità davvero per poter risolvere qualsiasi tipo di problema, perché altrimenti il cammino che abbiamo fatto in questi 5 anni sarebbe del tutto vanificato. Abbiamo elevato la qualità dei servizi, riponendo al centro della nostra attività come mission la persona, per cui è giusto che riponiamo la massima attenzione a coloro che oggi fanno delle osservazioni. E allora, noi abbiamo fatto la nostra parte in questo, abbiamo parlato di un primo confronto partecipato a distanza. Nel prossimo vero confronto partecipato, che ci sarà un altro evidentemente, visto che ce ne sono stati già degli altri, noi chiaramente ci saremo. Allora, ringrazio il Sindaco Antonio De Caro per essere stato con noi. Grazie, grazie Sindaco, grazie al Presidente delle Fande Matteo Colamussi, grazie anche a lei per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi come sempre per averci seguito, vi do appuntamento più tardi.